Salve a tutte e tutti, amiche ed amici miei. Ancora una volta siamo assieme per un'altra trasmissione, il vostro Santen Chan con tutte e tutti voi. Beh, potrei intitolare, e forse lo farò, questa trasmissione Italy in a Day, perché io ho mandato a Salvatores i miei filmati, però ancora non mi hanno dato una risposta. Ho visto oggi che hanno fatto una petizione, cioè hanno chiesto alla gente di mandare una petizione alla RAI perché lo trasmettano nella RAI. La cosa non mi è chiara: perché non si può vedere da internet? Perché dopo che hanno fatto Italy in a Day, adesso bisogna fare una richiesta alla RAI perché lo trasmettano? È una cosa strana, forse un po' misteriosa. Intanto però sappiate che molti dei miei programmi sono Italy in a Day, perché tutti sono un giorno nella vita di un italiano, cioè un giorno nella vita di Santen Chan, il sottoscritto. Quindi anche questo video si potrebbe titolare Italy in a Day. Beh, e adesso passiamo a vedere la vita di questo, un giorno nella vita di questo italiano. E come potrete vedere, questo italiano Santen Chan si trova nella sua biblioteca, quindi un giorno nella vita di un italiano nella sua biblioteca. Ho fatto già molte recensioni librarie, molti commentari a libri, e stavo rileggendo questo libro di Bhagavan Sri Rajneesh, il libro dei segreti, edito dalla Bompiani. E è un testo molto importante per comprendere la spiritualità, perché una cosa è la spiritualità, un'altra la religiosità. E quindi stavo leggendo sulle capitolo 5, 5 tecniche di attenzione, perché sono la meditazione e una serie di tecniche per mantenere vigile l'attenzione e la concentrazione. E quindi non c'è bisogno di astrusità teologiche e dottrinarie, che magari fanno petizione al naturale dogmatismo della gente, all'aderire a una dottrina in modo cieco. Invece la meditazione è qui ed è ora, adesso, nell'istante presente, e si tratta semplicemente di essere aperti all'esperienza del momento. Si tratta di essere recettivi alla vita e alle sue sfide. Non si tratta di immaginarsi astrusità, teorie. Per quello la meditazione è in sé una filosofia, ma non è una filosofia pensata a tavolino, è la filosofia del qui e dell'adesso. Per ragionare con lucidità ed analizzare con lucidità tutto quanto ci perviene dal mondo esterno. Quindi uno può anche essere ateo e meditare, invece uno non può realizzare nessuna pratica religiosa se è ateo. La meditazione è una sfida per riuscire a essere immediati. Invece le dottrine, quando si analizzano, mediano la realtà. E quindi, a prescindere poi che uno possa trovare religiosità nella meditazione e praticare religioni meditative, la meditazione in sé è un'altra cosa dalla religiosità.
quindi io vi consiglio di leggere le opere di Reinisch, in particolar modo il Libro dei Segreti. Poi c'è un'altra opera che vi accennerò più avanti. Io è da molto tempo che non continuavo con i commentari letterari. Il Libro dei Segreti è la più densa e suggestiva introduzione all'insegnamento di Bhagavan Sri Reinisch, straordinaria concrezione culturale che amalgama intorno al tantrismo tradizioni orientali come lo Zen e il Sufismo, elementi delle diverse religioni storiche e le moderne dottrine occidentali della liberazione. Come tutta l'opera di Reinisch, anche questo libro è la trascrizione di un insegnamento orale e precisamente il commento a un antico testo sacro, il Vijnana Bhairava Tantra, via per andare al di là della conoscenza, ove in forma di dialogo amoroso tra Shiva e Devi, maestro e discepolo, principio maschile e principio femminile, sono descritte le tecniche di meditazione che consentono di raggiungere una trasformazione interiore inaccessibile ai modi abituali della conoscenza. Il Tantra è appunto la via dell'illuminazione, un itinerario spirituale, un metodo, non un corpo di principi o una dottrina. Non è infatti ideologia, che anzi aiuta ad abbattere gli schemi mentali che ci impediscono di riconoscere la via. Non è religione, almeno in senso tradizionale. Dio è passato attraverso troppe bocche sbagliate, è quasi una parola sporca, totalità è meglio, né si propone di riscattare alcuna colpa. Dovete essere peccatori, solo così continueranno a prosperare le chiese, templi, moschee. La vostra colpa è il fondamento delle chiese più alte. Non è come lo yoga, repressione del desiderio. Il Tantra dice di accettarvi così come siete, il vostro corpo, i vostri istinti, i vostri desideri. Non è filosofia. Affrontare un problema intellettualmente è molto facile, ma affrontarlo esistenzialmente, permettendo di essere per suo mezzo trasformati, è difficile. Tantra è semmai amore, il modo relazionale per liberare l'energia, fondamentalmente l'energia sessuale che ogni individuo ha in sé per realizzarsi, per trasformarsi, una trasformazione che non significa adattamento alla realtà. Voi sarete cambiati, non il mondo. La preghiera vi dava una consolazione, vi adattava al mondo, faceva ciò che fanno oggi gli psicanalisti. Diventerete disadattati, invece la promessa di Reinisch. Il silenzio verrà, ma non come riadattamento, verrà come fioritura interiore, in realtà armonia con l'universo, in reale armonia con l'universo. Quindi io vi consiglio di leggere in particolare il Libro dei Segreti e poi qualche altra opera di Reinisch. Adesso devo ricominciare a leggerle. Le volete da giovani. 15, 20 anni fa, 30 anni fa. Beh, spero che tutte e tutti voi stiate bene. Io senza altri indugi vi saluto. Spero di potervi presentare altri libri e di commentarveli nel contenuto. Adesso faccio questo video fugace perché ho da fare, ho da leggere. E poi grazie per avermi seguito in questi giorni, che ho fatto dei video che li hanno visti migliaia di volte. E vi prego, come fate sempre, di diffondere i miei video. Ho ricevuto dei commentari molto interessanti e anche divertenti. Continuate a commentare i miei video, a votare mi piace. Un video l'hanno visto più di 10.000 volte. E vi pregherei di fare clic nei banner pubblicitari e di diffondere nei social media i miei video, perché sono disoccupato. Forse così fra tutti voi mi potrete aiutare a guadagnare qualcosa con YouTube.
Beh, adesso vi lascio. Salve a tutti, che tutto vi possa andare per il meglio e ci rivediamo. Non so quando, se domani o fra una settimana farò un nuovo video, ma vi ringrazio di guardarmi e soprattutto guardate anche i video che ho fatto da un anno e mezzo a questa parte. Sono tutti divertenti come questo. Ciao!